Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video diverso, sono a casa e volevo fare una chiacchierata con voi. Prima di tutto ho deciso di fare questo video per farvi a tutti quanti gli auguri di Buon Natale e un felice anno nuovo, quello in primis ragazzi. Per ringraziarvi per il supporto che mi state dando, perché gli iscritti stanno crescendo sempre di più, sono molto contento per dove sono arrivato, perché siamo arrivati a 2200 iscritti ragazzi, per me è una cosa... Io sono molto orgoglioso, scusate. Quindi malgrado il tempo a disposizione, che non molto poco per causa del mio lavoro, però quando riesco a fare video, ragazzi, cerco di metterci il maggior impegno possibile. Quando giustamente sbaglio, perché come vi ripeto, non sono un meccanico professionista, io quello che so e quello che faccio lo faccio per pura passione e l'ho imparato facendolo, ecco così. Ho seguito consigli e seguo anche altri YouTuber, perché è normale poi, comunque sia mi documento, ripeto, non sono un meccanico, ragazzi. Quello che riesco a fare, sono molto contento, riesco a farlo, ma comunque sia non ho un mestiere alle spalle, ok? Il mio mestiere è un'altra cosa, questo qui lo faccio per passione. Niente ragazzi, voglio aggiornare. Allora, innanzitutto, grandi novità per il nuovo anno. Allora, prima di tutto volevo parlare della Fiat Punto 188, la mia gloriosa Fiat Punto 188, ragazzi, che questa macchina è un mulo. Vabbè, molti di voi che già ce l'hanno... La mia stessa anche motorizzazione, ma anche il Fire, perché il Fire insomma c'è tanto di cappello, eh. Ma il 1.9 GTD che molti di voi ce l'hanno, anche iscritti sul canale, ragazzi, è una cosa spettacolare. Io personalmente la mia 260.000 km, poi io la mia, vi racconto una breve cosa, quando l'ho presa ragazzi è stata anche veramente una chicca, perché io l'ho presa ragazzi, l'ho trovata unico proprietario la mia, aveva le gomme originali ragazzi del 2001, le gomme originali, infatti quando l'ho presa era parcheggiata all'esterno. E le gomme erano quadrate, erano di sasso, l'ho cambiate subito. Ovviamente ha fatto distribuzione, tutte queste cose qui. Però era completamente originale, tutti quanti i manicotti originali Fiat, tutto, tutto quanto. Adesso è un po' più vissuta, ovviamente ce l'ho da 4 anni. E con il lavoro poi che faccio, che mi occupo di vigilanza, ragazzi, ci mangio anche all'interno, mi capita, perché comunque sia, sono sempre in macchina, quindi è un po' vissuta. Però come meccanica, ragazzi, diciamo che sta a posto. Ovviamente, certo, i chilometri stanno andando avanti. Io l'ho presa a 83.000 km, ragazzi, adesso ne ha 260.000 quasi, siamo quasi arrivati a 260. E quindi comunque sia per il nuovo anno, certo non lo farò subito, perché comunque sia ho bisogno di tempo, però ordinerò tutto quanto il kit completo della frizione, quindi ordinerò frizione, spingidisco ovviamente, cuscinetto reggispinta, il volano e anche il paraolio, ok? Cambio il tutto e poi oltre a quello cambierò anche le due pompe della frizione, la pompa che si trova sopra il cambio. Quella è la pompa che si trova sotto i pedali. Almeno facciamo un lavoro completo, ragazzi, perché quando si fanno le cose bisogna farle bene. Non ho mai fatto questo lavoro perché io l'ho visto tramite un amico fare la frizione, quindi io personalmente non ho mai smontato una frizione, quindi sono un po' magari... Però credo di potercela fare, dai ragazzi, poi se ho qualche difficoltà magari chiederò consiglio e, cioè, se proprio non ci riuscirò me la farò fare da un meccanico, però io ci voglio provare comunque sia, anche perché la macchina poi è mia, se succede qualcosa ovviamente la responsabilità è la mia, però in linea di massima credo di poterci riuscire, dai, prendo tutto quanto il materiale. Quindi la frizione, nuovo anno, gennaio-febbraio, credo di prenderla. Poi quando comincia a venire il bel tempo, anche quando più che altro quando ho un po' più di tempo a disposizione, perché ragazzi non è che riesco a farla con un giorno, io mi ci vuole tempo comunque sia. Quindi ordinerò tutto quanto il kit completo. Poi devo ordinare i tre supporti motore perché stanno arrivando. Io ho cambiato, da quando ce l'ho ho cambiato un supporto motore e il lato distribuzione. Gli altri due mai cambiati. E quindi stanno arrivando, li riordino tutti e tre e li prendo, quindi faremo un video anche su quello. Poi dobbiamo cambiare, dovrò cambiare, scusate, i quattro ammortizzatori e le quattro molle, perché le molle sono arrivate alla frutta. La macchina dietro proprio si siede, sta così, se tu la guardi di lato la mia macchina si trova così, è così, proprio, sembra che è carica, invece la macchina è proprio... Gli ammortizzatori, soprattutto dietro le molle, sono arrivate alla frutta. Dovrò cambiare anche, non so se prendere gli originali o i Power Flex, i Sign and Block del ponte posteriore. Quindi non so se prendere, come vi dicevo ragazzi, gli originali o quelli del o quelli della marca Powerflex, che sono il top, insomma. Ovviamente costano molto di più, perché gli originali, ragazzi, li ho visti della Fiat, vengono all'incirca sui 20-25 euro, 30 al massimo. I Powerflex stiamo 75 sugli 80 euro, insomma, ecco. È tutta un'altra cosa, eh. Sono molto più facili anche da montare, però è tutta quanta un'altra cosa, ragazzi. Quindi non lo so, anche perché poi... Per arrivarci a smontare i Powerflex, i Sign and Block, scusate, non è una passeggiata comunque sia, eh. Bisogna scendere il ponte, si può fare anche senza scendere completamente il ponte, si sgancia, rimane il ponte, diciamo, come posso dire, a penzoloni, ok? Però per
Per fare una cosa fatta bene sarebbe da tirarlo giù il ponte, magari. Poi quello lo vedrò mentre lo farò, ragazzi. Farò un video assolutamente anche di quello, anche sugli ammortizzatori a molle. I bracci anteriori dobbiamo cambiare, le testine dello sterzo. C'è un po' da fare, eh. C'è un po' da fare. Ovviamente non lo farò tutto con una volta, perché sennò, ragazzi, dovrò fare un video che dura 5 ore. Quindi farò un video per ogni lavoro, ovviamente. E quindi questo è quello che. Per il nuovo anno, ragazzi, perché ormai siamo alla fine dell'anno, quindi prenderò tutto per il nuovo anno. Qualcosa già l'ho presa, anche qualche attrezzatura, ragazzi, ho preso che mi serve. E quindi niente, dovrò prendere inoltre anche il sollevatore da fossa, perché me ne serve un altro, ragazzi, perché uno già ce l'ho. Ovviamente quando dovrò fare la pressione devo ponticellare il motore, quindi dovrò togliere i supporti motore. Però mi serve un altro sollevatore da fossa per tirare giù il cambio, perché altrimenti il cambio dal ponte devo prenderlo fisicamente in mano e scenderlo giù, non è molto consono, ecco. Anche se non ha un peso eccessivo il cambio, perché il cambio non è che pesa, diciamo, chissà che, però comunque sia è meglio fare il lavoro fatto bene. Quindi prenderò, scusate, un altro sollevatore da fossa, perché mi serve. Poi mi servirà anche per gli altri lavori, perché mi servirà anche per l'Alfa 147, che l'Alfa 147 l'abbiamo rimessa a posto. Anche la 147 ha bisogno di fare altri lavori, perché non è che abbiamo finito. Gli ammortizzatori anche in quella macchina sono da cambiare, perché la 147 la usa principalmente mia moglie, ma gli ammortizzatori sono peggio della Punto. Poi la 147 ha maggior ragione, perché la Punto è una macchina, diciamo, un po' più, come posso dire, che resiste un po' più, è un po' più blanda, diciamo, ecco. Se gli ammortizzatori scarichi lo senti, diciamo, non lo senti, tra virgolette, ovviamente, eh. Prendete con le lettere quello che vi sto dicendo. La 147, dato per il sistema complesso che ha, se non sta bene la macchina dondola come la nave come una nave quando sta nel mare, così, cioè dondola proprio in una maniera impressionante, soprattutto in un'accelerazione, in frenata, quando fa degli stacchi, quindi si sente molto. E niente, dire, quindi questi sono tutti quanti i lavori. Poi ce ne sono anche altri, magari qualcosa adesso mi sta anche sfuggendo, però comunque sia devo cercare di prendere tutto questo materiale, ragazzi, perché la mia Punto 188 ne ha bisogno, eh. È una macchina che mi ha dato molte soddisfazioni e ancora me ne dà. Il problema della frizione, che adesso che mi sto ricordando, più che altro le marce entrano, perché le marce non hanno difficoltà ad entrare. Gratta un po' la retromarcia a volte, ma il problema è che adesso che sto notando, che è già più di qualche mese che me lo fa questo lavoro, è il cuscinetto reggispinta. In poche parole, quando schiaccio la frizione si sente proprio un rumore. Quando lascio la frizione non fa più rumore. Quello sicuramente è il cuscinetto reggispinta. Ho già chiesto anche al mio meccanico, mi sono documentato anche in giro e mi hanno confermato che è la stessa cosa. Purtroppo, io non posso sapere, come non lo può sapere nessun meccanico, come si trova il mio cuscinetto reggispinta, perché giustamente, ragazzi, bisogna tirare giù il cambio e vederlo. Quindi, come mi hanno detto molti meccanici, l'ho sentito, anche il mio meccanico di fiducia mi ha detto: guarda, Alessandro, può durare un mese, può durare un anno, può durare 10 giorni, o magari la prendi stasera e si ferma. Io spero di no, perché comunque sia, ripeto, prima mi ci vuole più tempo, è normale. E poi vorrei fare un video con voi, perché credo che uscirà fuori un bel video, anche se vi ripeto, come già vi ho detto, non ho mai smontato una frizione, però ragazzi, credo in linea di massima, adesso sto vedendo anche, credo in linea di massima, scusate, di potercela fare, adesso sto vedendo anche le coppie di serraggio, perché voglio fare un lavoro fatto bene, insomma, tutto quanto preciso, fatto bene. Magari se non riuscirò a farlo con un video solo, lo dividerò in due video. Ok? Farò prima parte e seconda parte, magari, però ci tengo a farlo, ragazzi. Ok? Poi ripeto, ci sono anche altri lavori che magari adesso mi sfuggono, però la macchina, i chilometri che ha, gli anni che ha, ragazzi, ha 21 anni, eh? È una macchina del 2001, ma ripeto, soddisfattissimo alla grande. Quindi, che dire, molto soddisfatto. E questi sono i lavori per la Fiat Punto. Poi, per quanto riguarda la Ferrari Mondial, ragazzi, che nel nuovo anno, ragazzi, la porteremo sul canale, perché in effetti la macchina sul canale non c'è mai stata. Avete visto solo un video quando era in officina del mio meccanico di fiducia, da Nicola, ok? Che la macchina era, il motore era tutto montato, era ancora sul cavalletto. Lui ha costruito un cavalletto lui, diciamo, cioè un cavalletto, detto così è riduttivo, diciamo, perché per la mole che ha il motore, perché è grandissimo, ha costruito proprio un supporto per il motore, perché la Mondial è stata una delle prime macchine, ragazzi, ad avere il telaio tubolare smontabile. Per facilitare più che altro le operazioni di smontaggio e di manutenzione. Quindi dietro il telaio è diviso, si smontano i bulloni, ragazzi, scende l'intero blocco motore con tutto il telaio e si possono effettuare le operazioni di manutenzione. Invece nelle altre macchine, tipo, non so, la Ferrari 308, il motore esce dall'esterno, ok? Vabbè, questo poi dopo, quando faremo il video, ragazzi, faremo un video dettagliato, ragazzi, faremo una prova su strada, vi dirò tutte quante le cose che so della macchina. Ok?
Ovviamente non so tutto, ragazzi, perché io non è che sono un esperto di Ferrari, eh. Io la macchina l'ho comprata e non sapevo, diciamo, quasi nulla di questa macchina, però me ne sono innamorato. Primo perché è una macchina storica, a me le Ferrari storiche mi piacciono da morire, ragazzi, perché le Ferrari storiche, anche le altre auto storiche, ma le Ferrari storiche, ragazzi, hanno qualcosa, io parlo per me poi, ti trasmettono qualcosa, una sensazione, il profumo della pelle, tutto. È una cosa spettacolare che le Ferrari moderne non hanno. Ripeto, io non cerco la velocità, ragazzi, che non cerco la velocità. È vero che poi, questo è un discorso che faremo, non è una macchina ferma, nonostante i suoi soli 214 cavalli, io parlo solo di 214 cavalli per gli standard di oggi, ragazzi, perché è normale, perché 200 cavalli oggi come oggi sono delle cavallerie che fanno ridere, perché se pensiamo già a una 500 Abarth, 180, 170, 180 cavalli ce l'hanno, anche 200, quindi sono cavallerie, diciamo, che oggi fanno ridere. Una volta non era così, ma vi assicuro, ragazzi, che nonostante il peso e i cavalli, che non sono molti, non è ferma la macchina, è molto gestibile, ecco. Poi la sensazione, elevato il sound, è una sensazione particolare perché toglie il fiato. Ferrari, ragazzi, io poi ne sono innamorato, cioè. Ne sono proprio innamorato, quindi no, per me è un discorso a parte, io sono proprio di parte. Però le Ferrari storiche hanno quel fascino, quell'anima che le Ferrari moderne non hanno. Cioè, ripeto, io non cerco la velocità, ragazzi, perché altrimenti uno si comprerebbe una Tesla. Fai 0-100, è elettrica, c'hai la velocità all'istante, ma io non cerco quello, ragazzi. Ripeto, non è una macchina ferma, però è una macchina che ti trasmette emozioni. Poi vi farò tutto un discorso particolare, ragazzi, faremo una prova su strada. L'alzeremo sul ponte, vi farò vedere come è fatta sotto, vi dirò molto i particolari del motore, soprattutto, ragazzi, vi dirò tutto quello che ho speso, tutte le cose che abbiamo cambiato, ragazzi, perché il motore non è stato cambiato, sono stati sostituiti tutti quanti gli organi soggetti ad usura, quindi bronzina di banco, bronzina di biella, le fasce elastiche, ma più che altro per prevenzione, ragazzi, perché non è che erano da buttare. La macchina ha 70.000 km, però quando apri un motore del genere, ragazzi, non puoi. Cioè, lo puoi anche fare, puoi anche rimettere le stesse fasce, però il mio meccanico di fiducia, Nicola, che è una persona che ha oltre 40 anni di esperienza sul campo Ferrari, mi ha detto: Alessandro, facciamo un lavoro fatto bene, perché io, come sapete, a qualcuno di voi l'ho accennato, ho dovuto cambiare una delle due teste, perché il mio motore è un 8 cilindri a V, una delle due teste purtroppo era lesionata, adesso non so. Purtroppo non possiamo avere la sfera di cristallo perché il mio meccanico mi ha detto: magari Alessandro può essere stato o un difetto di fabbrica oppure il precedente proprietario magari ha camminato senza acqua, non lo so. Può essere di tutto, però comunque sia è successo. Non è stata una cosa semplice trovare una testa perché ho trovato una testa originale, ragazzi, sulla bancata sinistra, quella che dà verso il cristallo. Io volevo una testa originale, ragazzi, non una testa risaldata, perché la testa volendo questa qui si poteva anche risaldare, ragazzi, però. È sempre un palliativo, una testa risaldata non è mai come una testa integra, che non ha mai avuto greve, ok? Quindi c'è stato un bel lavoro da fare, però ragazzi sono orgogliosissimo. Adesso la smetto perché si inizia a parlare del Mondial e è finita, ragazzi. Io quando parlo di questa macchina, ragazzi, mi parte proprio la testa. Purtroppo sono le passioni, sensazioni che mi dà questa macchina, ma anche altre macchine. Io, come vedete qui, ho la maglietta della Uno Turbo Club Italia, che sono un iscritto al club. In passato ho avuto, che poi me ne sono anche pentito, una Uno Turbo prima serie 1003, come tanti di voi già sanno, un Alfa Romeo Giulietta del 1981 e 1. Cabrio ho avuto anche. Però ragazzi, purtroppo non è che sono miliardario, quindi per realizzare il mio sogno, perché nella mia vita volevo una Ferrari Mondial, una Ferrari storica più che altro, perché non ero indirizzato alla Ferrari Mondial inizialmente, dovevo levare quello che avevo, ragazzi, comunque sia. E poi non è neanche bastato, perché comunque sia io. Ho preso anche un finanziamento per acquistare il mio sogno, insomma, ecco. Questa macchina è stata un po' gioie e dolori, però questo ve ne parlerò poi quando la prenderemo, ok, amici? Io ci tenevo a farvi questo video per raccontarvi, insomma, illustrarvi un po' tutto, ecco, la situazione sulla Fiat Punto e sulla Ferrari. La 147 poi ha altri lavori da fare perché faremo anche tanti altri video sulla 147, eh? Ok, ragazzi? E che dire, io vi auguro ancora, vi rinnovo ancora gli auguri a voi e alle vostre famiglie di un buon Natale, un felice anno nuovo, ragazzi. Speriamo che il 2023 ci porti cose migliori del 2022, io lo spero. E che dire, vi ringrazio ancora tantissimo, ragazzi, per il supporto che mi state dando, perché sono molto molto contento. E che dire, ci vediamo al nuovo anno con la nostra Ferrari Mondial, ragazzi. Ok? E non vedo l'ora di portarvela sul canale. Ciao a tutti, ragazzi, voglio bene.